devo, perché è il nostro Presidente della Repubblica, quindi rispetto queste affermazioni che tra l'altro sono dette in un momento particolare, Giornata della perché memoria, domani naturalmente. è la giornata della memoria e anche siamo alla vigilia di elezioni politiche. Però detto questo, io dico e mi assumo la responsabilità di quello che dico, che certamente è stato molto, molto controverso, però è un periodo che fa parte della storia dell'Italia che non puoi neanche nascondere o avere paura, perché altrimenti la democrazia non è matura, di poter dire sì, qualcosa è stato fatto. L'architettura, persino Paolo Mieli, voglio dire, ha fatto un servizio molto importante su quello che è stato fatto. L'architettura, in 3 anni si sono costruite città, i codici, l'INPS, tante cose. Detto questo, evidentemente il negare in toto è mancanza di coraggio. Questo è un peccato. Significa che non si è forti. E ancora non si capisce che la nostra democrazia è salda, anche se dici qualcosa di buono è stato fatto. Secondo lei meriti e colpe del fascismo sono sullo stesso piano? No, secondo me fa parte della storia. Io ho avuto modo di vedere in anteprima un film che dovrà uscire, che si Sul chiama. ritorno di Sì, Mussolini. avevo molti preconcetti, molti pregiudizi, perché ho detto sarà una buffonata. No, mi è piaciuto. Posso dire la Devo verità? dire la verità e Sì. posso dire la verità, cioè avere il coraggio di dire questo sì, questo no, cioè avere un discrimine, se no Sì, altrimenti ma c'è una premessa, vuol però. dire negare Scusa, tutto ed essere quasi un atto di però, scusate, ho poco vigliaccheria, tempo, questo è però quello che posso, anche al no, io volo. però penso c'è una Poi premessa. ognuno certamente. Meglio il peggior regime democratico che la migliore dittatura. Cioè, questo è il punto sul quale dovremmo essere d'accordo tutti. Il punto non è vedere i palazzi che ha fatto il regime. Il problema è che quel Buttarla lì regime giù. si basava sulla negazione della Sì, va libertà bene, e della questo è quello. democrazia No, e che la vabbè. Repubblica italiana nasce sulla negazione di Guardate, se quell'esperienza. posso Questo è il dire però, punto. questo Velardi. scambio di battute tra la Mussolini e Da Torre potrebbe anche tranquillamente, diciamo, azzerare il dibattito. Io mi ritrovo con entrambe le cose dette. Cioè, Alessandra Mussolini ha detto le cose molto sagge in maniera giusta e giustamente Da Torre dice il discrimine è dittatura democrazia. Per il resto è vero. Tutti gli altri giudizi appartengono alla storia. Cioè Come dire, andiamo avanti, insomma. superficialità, la superficialità, l'essere così sommari e tranchant si può fare come battuta, ma non insegna ai giovani devi insegnare. Allora, devo andare in pubblicità, abbiamo fatto questo discorso in maniera civile, I sono d'accordo con giovani Claudio devono sapere che la Velardi, è bene Costituzione è parlarne così. antifascista. Sì. La Costituzione è Beh, antifascista, certo, lo assolutamente, si sappiamo, la basa Costituzione sull'antifascismo, siamo tutti d'accordo. antifascista.